da Campi Elisi, 10 maggio 1824. L'anima del fu dottor Antonio Panizzi agli ispettori delle finanze e esattori delle imposte del territorio dell'Emilia Romagna, territorio di Satana. Augurandovi quella salute che godo io, chiudo la presente senza altra cerimonia, sia per seguire il vostro esempio, sia perché i complimenti non sono molto in voga in questa Repubblica. L'anima di Antonio Panizzi. Bravo. Oh, sono le 8 passate. Non vorrei gli fosse successo qualcosa. E chissà, chissà come sarà. E chissà se mi riconoscerà. Perché lui adesso è un personaggio importante. Sa parlare anche l'inglese. Ciccio! Ma cosa fai qui in rivalenza? Sei più pescare, no? Visti sempre mia pescare. Cosa sei più fa? Hai capito? Azzete aspettare la qua sposata, eh? Lazzaron! Ma dai, vero, cosa fai? Sempre il solito, fai sempre il pesce e le donne nella testa. E anche il vino. Bravo, sono qui perché sto aspettando un personaggio di grande elevatura etico-morale. Che è a Marseille. Sta per arrivare un senatore del regno. Ma va a girare. Diretto a Roma e si ferma a Brescello perché lui è nato qui. Ma suo padre è il farmacista di Brescello. Ah! Ma tu sei giovane, non sei? No, no, io capii! Antonio Panizzi! Panizzi, Orcion! L'Orcion! Tutti lo chiamavano Tonier! Sì, Tonier, l'Orcion! Ma ascolta, ma ne era il Nemor? A Marsali Gambella Faglia, lapide e anche il monumento ai giardini! Nemor! È un omaggio al suo nobile esempio! Lui stato condannato a morte! Sì, a Marsella si è sempre condannato, in Inghilterra, hai capito? Sì, sono avanti. Devi ringraziare che sei nato e cresciuto in una patria libera e unita, che e non hai conosciuto l'egemonia straniera. Cos'è la l'egemonia? Smai la l'egemonia? No, sei solito ignorante! No, non più! Ducato di Modena, Reggio, Parma e Piacenza, Granducato di Toscana, ma tutto il divise in piccoli tagli, adesso cucita assieme in un unico taglio, grazie anche a persone come Antonio Panizzi. Zitto. Cos'è che? Vabbè. Sto per arrivare. Ma no! Vuole solo il braconerti, o carino, forse, ma dai, lascia lei. E lui, dai, corri. Cosa corri, che? Corri. Dai, corri che apri il sindaco. Ah, sindaco? È lui, vai. Vai, svelto. Svelto. Arriva. Vai. Sindaco! Bastet! È lui. Le tre rivere! Finalmente. A discolletta arriva Panizzi. Le tre rivere, non so. Sono passati 50 anni. Andiamo. 50 anni. Oddio mio, no? Tonier, 50 anni sono passati. Carissimo Tonier, sì. È passato, certo. Hai visto, l'ha riconosciuto il nostro sindaco? Chi è che può dimenticare un sindaco del genere? Esatto. Brescello ti sta aspettando. Benissimo. Ma era lì andare a lavorare in miniera? Chi è Vanditti era Advantel Carbonero. Non sei sempre il solito signore, ma sì, il Carbonaro, ma non quelli che vanno in miniera. Lo so, ho cercato in mezzo a questa cosa. Sono andato a prendere la cotognata per farla sentire a Tonin, che a lui piace tanto. Ecco, questa ma carissimi, qui ma molto cosina. Volentieri. Brescello, mi stavo aspettando. Brescello. Hai visto l'accoglienza? Hai visto? Il mio Brescello l'ho sempre avuto nel cuore. Viva l'Italia! Paolo Cappello, perché ritorno per qualche minuto nei panni del sindaco, quello vero. No, volevo spiegarvi perché abbiamo fatto questa cosa. Per noi oggi è una giornata importante, abbiamo, come avete visto, dedicato una giornata intera ad Antonio Panizzi. Ecco, in tutto questo viaggio, diciamo così, tutta questa giornata ci ha accompagnato un personaggio che ha accompagnato anche Panizzi, perché ha accettato di andare sulla barca con lui ed è arrivato in barca, che è il professor Dennis Reidy, che adesso ve lo presento, gli passerò la parola, che è il direttore, è vero? Vero.
sezione italiana e greca della British Library, che è la massima istituzione bibliotecaria inglese e quindi è in un certo senso il successore di, ai giorni nostri, di Antonio Panizzi. Io vorrei passare la parola, prima di ritornare, diciamo così, nella rievocazione, passare la parola a Dennis per un saluto. Grazie. L'uomo forse più illustre della città di Brescello, il figlio più illustre Antonio Panizzi, Tognet, che poi noi in Inghilterra abbiamo ribattezzato Sir Anthony Panizzi. Non è che diamo il titolo di baronetto come lecca lecca, insomma è un onore che si è meritato. Viva Brescello, viva Panizzi e viva l'Italia! Alza al cielo il nome del nostro amato compaesano Antonio Panizzi, un nome che ci ricorda come si può giungere alla gloria senza spargere sangue e arrecare dolore. Panizzi, fin da giovane, da prima in patria e poi nella lontana Inghilterra, si è prodigato per una patria unita e libera. Ed è per questo e per le sue idee che venne raggiunto nel processo di Rubiera dalla condanna a morte. Ma trovò amici generosi che lo aiutarono nei momenti più cupi. Quando si trovò a Londra a 25 anni senza soldi e senza lavoro. E fu sempre riconoscente per questo, portando con sé il figlio di Luigi Settembrini, Raffaele, avviandolo gli studi e seguendolo come un padre, finanziando imprese come la liberazione dei prigionieri di Ferdinando II, il famoso re bomba. Il boia! Il boia! Ben detto, prendendosi cura della figlia del grande poeta Ugo Foscolo, che versava in misere condizioni. E questi sono solo i piccoli esempi. Ha collaborato, ha conosciuto i personaggi più importanti del Risorgimento. È stato accolto e stimato da ministri, lord e sovrani. Ma è rimasto sempre un essere semplice, laborioso e onesto. Ed è per queste sue doti che ha avuto e ha riscosso successi ovunque. Il nostro piccolo paese passerà alla storia grazie a personaggi come Antonio Panizzi, intellettuale, patriota e senatore del regno. È giunta dunque l'ora che passi la parola al nostro venerando compaesano. Cittadini, amici carissimi della mia tanto amata Brescello, mi scuserete se leggo pochi appunti, ma a me è difficile esprimere quanto mi sia caro ritornare in questo paese senza che l'emozione prenda il sopravvento ed abbia a confondermi. Non ho mai visto città, tempio, palazzo che mi abbia fatto tanto piacere come rivedere Brescello. Questa meravigliosa piazza, i vecchi porticati, quando fanciulli ci si giocava al rimpiattino. Quante emozioni, quante! La chiesa, la casa mia propria dove nacqui, quella dell'amico Levi Minzi, la casa di Rotolo, quella di Montani, sono le visioni che mi hanno tratto le lacrime guardandole. È stato quasi annualmente mio desiderio di trovarmi qui, a Barcelona, ancora una volta prima di morire, per mangiare con parenti e amici la torta di San Genesio,
non m'è mai purtroppo riuscito prima d'ora ad appagare questo mio desiderio. Ma stasera, come già annunciato l'amato sindaco Carlo Zatti, festeggeremo finalmente insieme. A chi ritenne che i miei contatti coi cosiddetti magnati mi avrebbero indotto a dimenticare il mio Brescello e la sua gente, rispondo che non c'è cosa al mondo che mostri più un'anima bassa quanto il dimenticarsi vecchi amici, e nessuno potrà mai considerarmi tale. A Londra mi chiamano Grand Pan, ma ho sempre preferito sentirmi chiamare Tonin, oppure Orchon, come solevano chiamarmi i brescellesi per le mie grandi orecchie. Quando alcuni anni fa tentai di ritornare qui per rivedere i miei cari e riabbracciare la mia amata Margherita, seppi che per il duca sarei stato un sorvegliato speciale, quindi giunto a Mantova dovetti ripartire immediatamente, non volendo causare pericolo alle persone con le quali potevo trattenermi, né volendo rinunciare alla mia libertà. Non ho mai potuto sopportare di vivere servendo qualcuno. E per cavarmi dalla schiavitù ho lasciato tutto e tutti, vivendo anche di stenti e di carità. Ho lavorato tanto e con tanto zelo, tuttavia non senza gravissimi dispiaceri e mala ricompensa. A volte, a forza di lavorare, mi aspettava di perdere il cervello o di avere un tocco di paralisi, e arrivato alla cima del monte avrei voluto discenderne, anche se lo sapevo impossibile. Così va il mondo. Ora sono un vecchio stanco e malato. I dolori al mio lato destro li tengo a bada con pillole di idragire e salappa, che potrebbe addirittura prepararmi il mio povero padre farmacista, se fosse ancora qui tra noi. Quanta gente ho conosciuto in questa mia intensa vita, gente d'armi e di penna, filosofi e politici. Ho incontrato e spesso condiviso i loro ideali, i loro saperi, le loro ingenuità, le passioni, i successi, le sconfitte e le loro solitudini. Tutti hanno lasciato un segno in me, e finché ci saranno persone animate da sentimenti di coraggio, giustizia e libertà, l'Italia appena nata potrà tenere orgogliosamente ben stretta e alta la bandiera della speranza. È troppo breve la vita di un uomo rispetto a quella della sua nazione. Per questo è dopo che ognuno di noi si faccia documento storico per i posteri, affinché i sacrifici di tanti, il sangue versato dei nostri eroi non siano stati inutili e le idee di unità e libertà possano illuminare in eterno la nostra giovane patria. Bravo! Bravo! Sempre quella, noi vogliamo la libertà, noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà, la libertà, la libertà. Ragazzi, vi hanno fregato lì.
la coppa la vergognano. Sacrificati, dai. Fai un sacrificio, sappiamo. Sono certa che dal cielo stasera ci vede sorridere finalmente in pace. Ti ringrazio tanto, Maria, di essere stata una grande amica della mia adorata Margherita. Grazie, grazie infinite. Via, via! Allegria, dimentichiamo quello che è successo! Vieni qui, Marina, vicino a me, prendiamo il calice, brindiamo! Viva l'Italia! Viva! In fiora che là fuggevo allora si ne pria voluta mi viola l'alti fremiti che suscita l'amore ed ora e signore come vuol la tradizione iniziamo nell'evasione con Lucio e il porco che la fanno da padrone. Io vorrei avere una piccola biblioteca, soprattutto per i giovani che... Beh, allora, sindaco, tira fuori il palanchi, no? Dalla biblioteca, è cosa vuoi? E ancora non ci è stato dato lo spazio, ma io mi auguro e spero che i giovani che proseguiranno i loro studi possano avere la possibilità, attraverso anche i libri, di conoscere quello che è successo in questi ultimi decenni e che sappiano cosa vuol dire aver avuto il piede straniero sopra di noi e possano così reagire e prendere i dovuti provvedimenti. Ecco, sono d'accordo anch'io, ma adesso sarei veramente curiosa di sapere quanti libri contiene la biblioteca del Primo Museo. Ma il Doglie è sempre curioso, quanti libri, quanti mariti, quanti uomini, quanti amanti. Oh basta, cosa ti interessa a te, quanti libri? Se può sapere quanti libri contiene questa bellissima biblioteca e come sono catalogati? Sono migliaia di tomi, cara Elisa. Un reparto è riservato agli stampati, ai libri stampati. Un altro raccoglie migliaia di manoscritti. Sì, il lavoro grosso è stato quello di reimpostare tutta la catalogazione per rendere più rapida ed agevole la lettura e la ricerca. Spero che il mio lavoro possa essere utile ai futuri bibliotecari. Bravo, 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 Antonio. Bravo, Antonio. Bravo, Antonio. Bravo, 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 senta che la ragione vera, non c'è la sembra, studia sommeri, studia ignoranti, studia impera quel che pur che apri la dita, a te porta via il sol. Caro amico Prospero, la cultura è cultura. Ma sai che ci sono le persone ancora che dicono che con la cultura non si mangia, invece no, la cultura è importante. Cultura è fondamentale, è il sangue. Gallina, manzo e vitellone in salsa e tricolore. Nonché opere piena, compattate la maniera di una volta. Prego entrare in teatro. Grazie.